bisogna pensare globale per agire locale. Questo è il grande comandamento del marketing. Infatti io suggerisco a tutti di avere un mappamondo sulla vostra scrivania. È fondamentale pensare globale, che c'è un mondo per agire locale. Però chi ha avuto il culo di nascere in Italia deve fare il contrario. Solo noi, lo 0,83% dei cittadini del mondo. Guardate che numerino piccolo. Noi facciamo parte dello 0,83% dei cittadini del mondo. Facciamo parte dello 0,20% delle terre emerse. Cosa vuol dire con un numerino così? Anche qui ci possiamo dividere in due categorie di fronte a quei due numerini. C'è chi dice, Madonna che sfigati che siamo. È normale, ultimamente noi a piangerci addosso siamo diventati i narratori numero uno mondo. Piccoli, e c'è chi dice, Madonna che fortuna, fuori da noi c'è 99,80 di terra dove posso andare a raccontare le mie storie. Fuori da noi c'è 99,17 di persone a cui posso vendere i miei prodotti, che posso invitare a venire a fare i turisti in Italia. Anche perché noi siamo sta roba qua. What is that? Non ho capito. Bene. Sapete che in qualunque parte del mondo io vado, disegno sta roba su, anche male come lo faccio io, e dico, what is that? Tutti, Italy. Ma ragazzi, sapete che valore è sta roba? Questa roba qua si chiama identità. E la identity, lo sapete meglio di me, che è una roba fondamentale per farcela, per vincere. E noi abbiamo avuto questo colpo di culo qua, di avere una nazione che è uguale a uno stivale. Non c'è niente nel mondo di simile. Tutti sanno che l'Italia è poi. E poi questa penisola si svolge su una latitudine perfetta, da nord a sud, chiusa dentro un mare buono. Buono perché è chiuso. Unica situazione geoclimatica al mondo. E poi i venti buoni dei nostri mari fanno un meeting, si incontrano con i venti buoni delle nostre colline, delle nostre montagne, che non mancano mai. E qui scoppia quella che si chiama la biodiversità, che è partita dalla terra. Due numeri per capirci: 1200 varietà di mele in Europa, 1000 in Italia, 200 nel resto d'Europa. 1300 vitigni autoctoni in Italia, secondo paese del mondo la Francia, 221. Questo è il gap. 538 cultivar di olive, secondo paese del mondo la Spagna ne ha 70. 445 varietà di pomodori. Mi fermo, se no venite matti, perché li so tutti, porri, piselli, che dite. Beh, il mio mestiere. Ragazzi, il mio mestiere. Chi non studia il suo mestiere non potrà mai essere un buon negoziatore. Se non conosci le cose che vuoi vendere o che vuoi comprare, comprerai sempre male, anche se sei il più grande affabulatore del mondo. Ebbene, il risultato finale è che oltre a questa biodiversità pazzesca c'è 54 patrimoni dell'UNESCO, primi al mondo, primi 54, il secondo paese al mondo è la Cina, che ne ha 53, ma la Cina ha il 6% delle terre emerse e del 22% dei cittadini del mondo, noi siamo 0,20, 0,83. Ebbene, 54 patrimoni dell'UNESCO. E poi? Poi abbiamo 70% del patrimonio artistico della terra. Questa è una roba che noi diciamo così. Il 70% delle meraviglie artistiche che centinaia di generazioni di umani hanno lasciato sul nostro pianeta risiede in questo puntino che è lo 0,20. Ogni volta che lo diciamo dovrebbe mancarci il fiato. E questa biodiversità, il designer è venuta qua, arte è andata là, poi siamo i numeri uno al mondo nella manifattura di precisione, è una biodiversità del lavoro. Poi siamo i numeri uno al mondo nei vivai. Poi siamo i numeri in una marea di robe. Ebbene,
Questo è il paese più bello del mondo e non è più una roba da discutere, no doubt, nessun dubbio. Ci sono i numeri, eh? Io sono un fanatico dei numeri. 54% patrimonio dell'UNESCO, 70% patrimonio artistico, la più grande biodiversità agroalimentare, siamo il paese più bello al mondo, punto. Chi ha avuto il culo di nascerci, secondo me deve dedicare un po' di tempo a farselo perdonare, che poi conviene anche, facendo quella roba là, pensare locale e agire globale. Studiare il nostro paese, capirlo, studiare la storia del nostro paese, studiare l'arte del nostro paese, leggere le poesie dei grandi poeti italiani. Non so che forse vi pare una roba strana che vengo a dirvi di leggere poesie, ma bisogna farlo. Un grande negoziatore deve amare la poesia. E chiunque di noi è capace in poco tempo di imparare a stare vicino alla poesia. Dobbiamo studiare il nostro paese e poi venderlo al mondo. Dico a memoria una piccola poesia che si intitola Avrai una luce. Dice così: ti auguro rimorsi, vogliono dire che avevi sbagliato ma lo hai capito. Ti auguro rimpianti, sono cose belle che ti sei dimenticato di fare ma te ne sei accorto. Ti auguro paure, perché è dalla paura che nascerà il tuo coraggio. Ti auguro speranze, saranno la fonte essenziale del tuo entusiasmo. Infine, ti auguro leggerezza. Saprà tenere insieme i rimorsi e i rimpianti del tuo passato con le paure e le speranze del tuo futuro. Ti auguro questi sentimenti, perché se riuscirai ad accoglierli nel tuo cuore, avrai una luce. Gli altri la vedranno e correranno ad abbracciarti. Grazie. Un grande applauso a Oscar Farinetti.